Buonasera, buonasera a voi tutti che ci seguite qui su Liberi TV, Voci Transnazionali. Questa sera, oggi è 15 marzo 2016, troverete questa trasmissione disponibile fra qualche ora. Ringraziamo fin da adesso la regia di Donato Volpicella e siamo con un ospite che è Claudio Cardelli, che è il presidente dell'Associazione Italia Tibet. Grazie Claudio di essere qui con noi. Grazie a voi. E presidente di questa associazione che ha 28 anni, quindi un'associazione, insomma, che lavora, ovviamente parliamo di Tibet, per la sensibilizzazione ovviamente di questa della diaspora del dramma che vive tutto questo popolo, appunto il popolo tibetano, sparso un po' in tutto il mondo. Qualcuno appunto sta anche in Tibet. Se noi andiamo a vedere la mappa, io penso forse quella più accessibile a tutti, che è Google Map, vediamo che praticamente il Tibet è un pochino, diciamo, in dissolvenza, quasi un pochino tracciato vicino a sud, diciamo, della Cina, ma non è appunto uno stato a sé. Allora, è una vicenda che si trascina da molto tempo, però con Claudio vogliamo approfittare, ringraziandolo ovviamente della sua presenza qui, sulla disponibilità su Libre TV, vogliamo approfittare per sinteticamente capire quali sono state le tappe importanti che hanno portato appunto al fatto che oggi il popolo tibetano non abbia più, attenzione, non abbia più il suo stato tibetano. A te la parola, Claudio. Bene, grazie. Allora, la situazione tibetana è una situazione che parte da due presupposti assolutamente lontani e, come appare molto chiaro, inconciliabili, nel senso che da un lato la Cina sostiene che il Tibet è appartenuto sempre alla Cina, mentre invece i tibetani sostengono che il Tibet è stato, nel corso della sua lunga storia, una storia che a noi è pervenuta almeno dal VI secolo, e ha goduto lo status di un paese sostanzialmente indipendente. E comunque nel 1950, quando le truppe di Mao hanno invaso militarmente il Tibet godeva di uno status riconosciuto non da me, ma da giuristi internazionali, da risoluzioni anche delle Nazioni Unite, e così via, godeva lo status di un paese indipendente. Il concetto, diciamo, che mette sul tavolo la Cina è un concetto, diciamo, storicamente abbastanza assurdo, nel senso che la Cina sostiene che qualunque territorio sia appartenuto all'impero o, insomma, agli imperi passati e così via, farà sempre parte della Cina. Con questo ragionamento, noi, se dessimo un'occhiata alla situazione europea, avremmo immediatamente reclami da ogni parte, nel senso che gli austriaci reclamerebbero Lombardo-Veneto, gli spagnoli potrebbero reclamare il meridione d'Italia, potrebbero farsi vivi anche gli arabi, in qualche modo si stanno facendo, I romani potrebbero farsi sentire anche loro. si sa. Oppure addirittura, se andiamo ancora più indietro, pensate all'impero romano che ha occupato praticamente tutta l'Europa. È un concetto assolutamente assurdo, non ha un valore, diciamo, né morale e neanche, secondo me, storico. Il problema è proprio capire se tibetani e cinesi sono invece due popoli diversi, due entità proprio, due identità fortissimamente separate, e se è pur vero che sono stati stati confinanti, quindi hanno avuto relazioni, e ci sono stati momenti in cui il Tibet ha avuto una larvata forma di protettorato da parte della Cina, soprattutto durante la dinastia Manciù dei Qing, oppure sotto l'impero mongolo, ma anche qui bisogna distinguere, perché entrambi gli imperi, quello mongolo e quello Manciù, non erano imperi cinesi, erano imperi che avevano sottomesso la Cina. Quindi anche qui stati diversi che fanno parte di un impero, e uno dei due stati poi reclama la sovranità sull'altro. Quindi è tutto un guazzabuglio, diciamo, di concetti che non hanno un gran senso. Invece è interessante, secondo me, capire che intanto il Tibet è uno stato enorme come vastità, e sono circa 2 milioni di chilometri quadrati, quindi grosso modo è un quarto della Cina. Il Tibet non è, come spesso mi capita di sentire, un piccolo stato che potrebbe essere un po' raffigurato
configurato come una Val d'Aosta al di là della catena himalayana, no, è uno stato enorme, è uno stato che ha, se lo guardiamo nella famosa Google Map di cui tu parlavi prima, tu vedi che il Tibet è perfettamente delineato, come anche dal punto di vista proprio fisico, da questa enorme balconata di montagne sud, nord, ovest e est, che lo racchiudono proprio questo enorme altipiano, questo tetto. È un altipiano il più alto del mondo, a quanto pare. Sì, è più alto del mondo perché praticamente l'altezza media del Tibet è 4.000 metri, media, quindi vuol dire che si va anche 7-8.000. E se guardiamo, adesso non abbiamo una mappa qua, però vediamo che a sud c'è la catena himalayana, a ovest c'è il Karakorum, a nord c'è la catena del Kunlun e a est c'è la catena della Myanmar. Quindi il Tibet è anche fisicamente ben delineato. Ecco, volevo dire, per concludere un po' questo discorso, che tibetani e cinesi non hanno molte cose in comune. Il Tibet ha molte più cose in comune con l'India che con la Cina, perché il Tibet è stato, tra virgolette, colonizzato dal punto di vista religioso dal buddismo che veniva dall'India. Sono stati maestri indiani che sono venuti a portare in Tibet la scrittura, a portare in Tibet il buddismo. Il Tibet era un luogo, diciamo, molto aspro, popolato da nomadi sostanzialmente, che si muovevano in questi spazi sconfinati. Quindi è nata una dinastia nell'VIII secolo, diciamo, che ha creato una società stanziale, una dinastia di sovrani anche molto potenti, che hanno poi creato un impero che è arrivato anche fino ai confini della Cina, della capitale della Cina. Quindi il Tibet ha avuto anche momenti imperialisti nella sua storia e poi ha avuto momenti, appunto, di debolezza, ma comunque, come torno a dire, nel 1950 il Tibet godeva di uno status di totale indipendenza. Non c'era un cinese in Tibet, il Tibet batteva moneta che aveva un corso legale, metteva francobolli, rilasciava passaporti e diciamo godeva, appunto, come è stato più volte, diciamo, faceva parte della comunità internazionale degli stati. Internazionale, ovviamente, poi dopo si può parlare a lungo, ma insomma ci sono stati dei grandi errori politici, strategici nella gestione soprattutto di questo periodo di interregno tra il XIII e il XIV Dalai Lama, che hanno poi creato questo vuoto di potere a causa anche, posso dirlo tranquillamente, di un clero non particolarmente aperto. Attenzione, io infatti proprio a questo volevo arrivare, per farti completare questo mosaico di ricostruzione in qualche modo di questa zona del mondo e di questa porzione di popolazione e di umanità. Allora, in quel momento, nel 1950, il Tibet che tipo di stato era? Allora, la figura del Dalai Lama qual era? Più o meno, in modo grossolano, secondo le, diciamo, non grossolano, ma diciamo in modo sintetico, secondo le nostre, i nostri riferimenti con cui più o meno dare e definire le coordinate con cui, appunto, rappresentare uno stato. Ecco, che tipo di stato era il Tibet all'epoca? Diciamo che in Europa si è molto semplificato con il termine di teocrazia feudale, che è un termine che dice molte cose, però è un termine che ha una valenza anche un po', secondo me, dispregiativa. Io voglio fare una premessa che deve essere molto chiara. Io personalmente, ma chi sostiene il Tibet in gran parte, non è che sta vagheggiando il ritorno, diciamo, di uno Stato che sicuramente aveva una struttura anacronistica. Voglio anche ricordare che sia il XIII Dalai Lama e sia anche il XIV, che poi ha compiuto queste riforme nella diaspora, nell'esilio, hanno cercato di modernizzare il Tibet, hanno cercato di riformarlo, hanno cercato di far uscire il Tibet da una situazione che era assolutamente fuori dal mondo, soprattutto all'indomani, appunto, parlavi tu dopo la Seconda Guerra Mondiale, quando c'è stata la creazione della Società delle Nazioni e così via. Il Tibet era arroccato in questo suo isolamento più o meno dorato, e comunque, diciamo, il Tibet aveva una forma di governo che vedeva nel Dalai Lama il capo, diciamo, spirituale e politico del Tibet. Poi c'era un gabinetto, un governo, il cosiddetto Kashag, con dei ministri e così via, alcuni laici, alcuni religiosi. E comunque quello che caratterizzava la società tibetana era sicuramente questa grande massa, questa grande componente di monaci, una società monastica. In alcuni momenti della sua storia quasi un terzo della popolazione maschile. Ecco, popolazione quanto? Che popolazione c'era?
Allora, la popolazione del Tibet, diciamo, censita nel Tibet storico, quello che poi è stato smembrato subito nel 1950, quindi è privato delle sue regioni orientali, erano circa 6 milioni e mezzo di abitanti, quindi una densità scarsissima, perché, ripeto, il Tibet è enorme dal punto di vista poi dell'estensione, ma è anche un paese molto ostile, insomma, in certi punti assolutamente inabitabile. 1950, abbiamo detto, c'è un'invasione militare. Che cosa accade? Accade che Mao Zedong, alla fine di questa sua, diciamo, anche gloriosa, se vogliamo chiamarla così, lunga marcia, annuncia varie liberazioni, ma la prima che annuncia è proprio quella del Tibet, cioè dice che libererà il Tibet dalle influenze nefaste imperialiste occidentali. Perché? Perché ovviamente ricordiamo che il Tibet faceva, diciamo, era una specie di cuore dell'Asia incastonato tra tre grandi imperi, quello cinese, quello russo e quello indiano, che era poi l'Inghilterra. Quindi tutti, insomma, penso che molti di voi avranno letto il famoso Grande Gioco, bellissimo libro, che racconta appunto di tutti questi intrecci che nel 1800 soprattutto avevano come teatro questa Asia anche molto affascinante, diciamo avventurosa, e ovviamente anche il Tibet non sfuggiva a questi giochi, diciamo, di infiltrazione, di spie, di informazioni anche sul territorio e così via. E il Tibet doveva forse cercare delle alleanze. Se nel 1904, quando gli inglesi arrivarono a Lhasa militarmente, compiendo anche degli eccidi, per forzare i tibetani a firmare un trattato con commerciale, perché loro avevano questa, diciamo, necessità, i tibetani, il Dalai Lama fuggì, stette via poi diversi anni, e gli inglesi se ne tornarono, diciamo, con le pive nel sacco, lasciando un telegrafista, mi pare, e probabilmente già allora, se i tibetani avessero stretto un rapporto più, diciamo, forte con l'impero britannico, probabilmente non avrebbero avuto i cinesi poi qualche decennio dopo. Nel 1912 il tredicesimo Dalai Lama dichiara, ritornando a Lhasa, la completa indipendenza del Tibet, poi muore nel 1935, e purtroppo il Tibet si trova in una situazione di indipendenza in un momento in cui il Dalai Lama è un bambino, viene riconosciuto qualche anno dopo e viene portato a Lhasa nel 1940, un bambino di 5 anni, e quindi il potere è nelle mani del reggente, il reggente che era questo personaggio, diciamo, che suppliva al vuoto di potere tra un Dalai Lama e l'altro. E purtroppo, come dicevo prima, adesso è un po' complicato approfondire, però la gestione di questo potere latente e le tensioni anche fra monasteri per supremazie, diciamo, ben chiare, capito, ha creato una situazione in cui il Tibet non si è reso conto che tutto il mondo era cambiato di fuori dopo la guerra, e poi ha pagato pesantemente, nonostante negli ultimi anni si siano affrettati a mandare delegazioni in giro per il mondo così, ma ormai era troppo tardi, perché Mao era diventato potentissimo, hanno insediato il Dalai Lama giovanissimo sul trono del leone, quindi gli hanno dato i pieni poteri a 16 anni, purtroppo il Dalai Lama si è ritrovato l'esercito cinese che è arrivato in più punti, praticamente avendo la meglio in maniera assolutamente devastante sul piccolo e ben organizzato esercito tibetano. Poi è iniziato questa convivenza in cui il Dalai Lama, poverino, ha cercato, vista la sua inesperienza, però ha cercato una convivenza con i cinesi, ma purtroppo i cinesi, questo è importante, questo passaggio, voglio dire, hanno obbligato i tibetani nel 51 a firmare un trattato, il cosiddetto trattato dei 17 punti. Li hanno obbligati in condizioni di segregazione, quindi è stato un trattato molto contestato nella procedura. Però questo trattato, se lo andiamo a leggere oggi in una situazione tragica come quella che stiamo vivendo, diciamo, garantirebbe ai tibetani un'autonomia, sicuramente rispecchia un po' quello che il Dalai Lama vorrebbe dai cinesi oggi, cioè una genuine autonomy. Il problema qual è stato? Che allora, come adesso, i cinesi non hanno rispettato un solo punto di questo trattato, e quindi dal 51 al 59 la situazione è degenerata, c'è stata questa grande insurrezione a Lhasa nel 10
11 marzo del 1959, che abbiamo appunto appena commemorato, e la repressione cinese fu brutale, 80.000 morti in quell'anno, e il Dalai Lama fu costretto all'esilio, fuggì con migliaia di tibetani che lo seguirono e si è creato, diciamo, il nuovo mondo tibetano nella diaspora, che, diciamo, porta avanti gli elementi della cultura, della politica, e il Dalai Lama che ha messo in piedi una società, diciamo, democratica. Adesso avremo le elezioni fra pochi giorni. Quindi, insomma, un nuovo Tibet che si è relazionato con il mondo occidentale, e abbiamo anche questa, diciamo, una parte di questo grande Tibet, diciamo, di questo grande paese, è stata letteralmente sottratta. Addirittura la Cina gli ha fatto cambiare nome e l'ha inglobata in qualche modo. Sì, sì, le parti orientali, la cosiddetta regione del Kham e dell'Han, sono state tutte e due incamerate dal Qinghai e dal Sichuan, e quindi è stato proprio tagliato in due. È rimasta la cosiddetta regione autonoma, il Uzang, si chiama la regione di Lhasa del Tibet occidentale, che è circa la metà del Tibet storico. Però i tibetani vivono anche, anzi, gran parte delle immolazioni che abbiamo visto in questi anni, 151 per l'esattezza, sono state tutte compiute nel Tibet orientale, nelle parti proprio francamente cinesi del Tibet, e non nella regione autonoma. Bene, allora, veniamo pian piano, avviciniamoci appunto a questo che poi è il... sono gli avvenimenti che fanno più notizia, che riportano a, diciamo, alla ribalta, ma forse anche poco purtroppo, perché poi se ne parla poco, delle immolazioni dei monaci tibetani e dei anche ragazzi tibetani. Questo è successo recentemente, se ne parla poco, ma la Cina questa cosa in qualche modo la teme, addirittura dice che il Dalai Lama fomenta questo tipo di proteste. In realtà il Dalai Lama si è sempre pronunciato contro queste, diciamo, il sacrificio della vita. Ma nel frattempo, mi pare che, se non erro, sono 144 le vittime che si sono immolate dal 2009. Allora, la rivendicazione tecnicamente qual è oggi? C'è stata una modifica, cioè la rivendicazione era autonomia, oggi è indipendenza, o è rimasta autonomia, o ci sono state evoluzioni diverse? Allora, argomento estremamente delicato, io voglio fare una premessa. Allora, Noi occidentali che sosteniamo il Tibet, che facciamo parte di questi support group come l'Associazione Italia Tibet e così via, abbiamo ovviamente ognuno di noi le nostre posizioni, una nostra idea, diciamo, della questione tibetana. Però, diciamo, l'ultima parola e le decisioni finali spettano ovviamente ai tibetani. Quindi noi cerchiamo, io poi come presidente di un'associazione che contiene al suo interno varie visioni di questa cosa, non prendo delle posizioni precise e nette, ufficiali, però voglio fare un'analisi. L'analisi qual è? L'analisi è che il Dalai Lama da oltre 20 anni, potremmo dire dal 1980, da Strasburgo o addirittura da Washington prima, comunque, diciamo, in qualche modo quando ha cominciato a idealizzare il Tibet come uno stato cuscinetto, uno stato di pace, uno stato in cui non ci fossero eserciti, uno stato in cui la Cina poteva gestire la politica estera lasciando ai tibetani la gestione degli affari interni. Insomma, la rinuncia del Dalai Lama all'indipendenza legittima del Tibet data ormai parecchi anni, più o meno l'età dell'Associazione Italia Tibet, quindi 27-28 anni. Questo tentativo del Dalai Lama di portare del governo tibetano in esilio, perché poi ricordiamoci che il Dalai Lama nel 2012 ha devoluto il suo potere, quindi il Dalai Lama adesso non ha più una carica politica, è solamente però vorrei tornare un attimo indietro. Quindi, diciamo, il Dalai Lama ha dato la linea a sia come monaco, come monaco buddista, e sia anche come sua visione della risoluzione dei conflitti attraverso il dialogo. Quindi lui ha dato questa mano alla Repubblica Popolare Cinese e gli ha detto: guardate, noi rinunciamo all'indipendenza, noi possiamo far parte della Repubblica Popolare Cinese, però dovete concederci un'autonomia vera, dovete finirla con le repressioni, dovete fare in modo che la lingua, le tradizioni, la religione vengano rispettate e ci sia libertà. Non c'è tutto questo in Tibet.
I cinesi hanno rigettato sempre in maniera anche molto dura queste proposte. Questo è un dato di fatto. Quindi dopo tutti questi anni, lo stesso Dalai Lama nel 2011, ecco, nel 2011 ha ammesso, faccio confusione del 12-11, scusate, comunque qualche un po' di anni fa ha ammesso il fallimento della sua politica pubblicamente. Io ero presente a Dharamsala, quando lui ha detto purtroppo, non per colpa della bontà della proposta, ma per colpa dell'interlocutore, la mia proposta è fallita. Poi dopo però ha detto non c'è un'altra via d'uscita, quindi insistiamo con questa cosiddetta middle way, che è la via di mezzo, quindi un rapporto in cui tutti e due possano trarre vantaggio da questa. Il problema qual è? Il problema è che dall'altra parte noi abbiamo questa Cina che non solo non riconosce l'esistenza del problema tibetano, cioè, per i cinesi, i tibetani sono felici, stanno portando progresso e benessere, c'è libertà di religione, hanno una visione, diciamo, che è molto propagandistica della situazione tibetana, che non ammette assolutamente, come posso dire, l'esistenza neanche di un problema. Allora, 151 persone che si danno fuoco, io dico, saranno pure un segnale inquietante, per non dire drammatico, di un qualcosa che non va. I cinesi stanno cercando di far passare questi ragazzi, queste persone, come dei poveri scemi, disadattati, che hanno problemi familiari. Dico l'ultima cosa, che è emblematica della Cina, questo Kalsang Wangdu che si è bruciato ed è morto subito qualche giorno fa, il 29 di febbraio in Tibet. Bene, i cinesi stanno obbligando la famiglia a firmare una dichiarazione che questo ragazzo si è bruciato in un incidente domestico. Quindi sono anche, passatemi dire, un po' ridicoli in questo, capito? Perché negare l'evidenza è un qualche cosa che poi ti fa apparire assolutamente, anche se non fossero così potenti, patetici. Ecco, allora però c'è il punto cruciale, qual è? Cosa vogliono questi immolati? Cosa vogliono i tibetani? E se c'è una coincidenza tra questa richiesta di autonomia e quello che provano veramente i tibetani? Allora, io devo dire questo con grande sincerità. Io sono più di 30 anni che mi occupo della questione tibetana e la mia sensazione è che tutti i tibetani, tutti, dal primo all'ultimo, vorrebbero i cinesi fuori dalle scatole, vorrebbero rimandarli a casa loro e vorrebbero il loro Tibet indipendente con il Dalai Lama che li guida con la sua, diciamo, saggezza e così via. Questo nel loro cuore. Si scontrano contro una situazione di realpolitik che è, diciamo, assolutamente inequivocabile. C'è una Cina che è il paese forse più potente del mondo in questo momento, e dall'altra, diciamo, da un loro governo che loro, per quanto siano democratici, che abbiano adesso, come posso dire, sviluppato una società in cui si vota, tutte queste cose qua, però loro, i tibetani, nel Dalai Lama non solo vedono un leader, loro vedono il Tibet. Cioè il Dalai Lama è molto di più che un capo, il Dalai Lama è l'incarnazione della loro identità. Quindi qualunque cosa dica il Dalai Lama, nessun tibetano, pochissimi, se la sente di, come posso dire, di andare. E si crea questo grande equivoco per cui chi sostiene apertamente l'indipendenza è contro il Dalai Lama. Questa è una cosa assolutamente non vera. Tutti rispettano il Dalai Lama, tutti hanno grande rispetto, però, diciamo, se siamo in una società democratica, come loro dichiarano di essere, bisogna avere anche la libertà di poter esprimere una linea politica diversa da quella ufficiale, no? Perché sennò l'opposizione non c'è. Quindi siamo così in un cul-de-sac, perché ovviamente la middle way non ha dato risultati. La Cina ha rigettato completamente un documento che gli è stato presentato alcuni anni fa, nel 2010, lo ha rigettato in toto, e quindi l'unico problema che ha la Cina è aspettare che Dalai Lama muoia, e dopodiché farà come ha fatto con il Panchen Lama, cioè cercherà di nominare un Dalai Lama, diciamo, a loro congeniale, possibilmente il figlio di una famiglia garantita, come l'attuale Panchen Lama Fantoccio, e chiuderà la questione tibetana in questo modo. Per loro sfortuna, il Dalai Lama gode ottima salute, è tornato da questo ricovero negli Stati Uniti più pimpante e lucido che mai, e quindi ancora per diversi anni, insomma, questa questione sarà bruciante e continuerà a rimanere quello che molti hanno chiamato il nervo scoperto della Cina.
nel frattempo, appunto, ricordiamo, come tu dicevi, che abbiamo il monaco Kelsang Wangdu, del monastero di Retsoka, se credo che si pronunci così, e anche un giovane, appunto, Dorji Tsering, credo che si dica. Sì, invece era in India, un ragazzino giovanissimo, non aveva neanche compiuto 16 anni, un ragazzo che a me ha colpito tantissimo la morte di questo bambino. Io lo chiamo bambino ancora perché basta guardarlo, un ragazzino maturo con questo sguardo veramente inquietante, con queste parole, questo colloquio con la madre in cui gli dice: mamma, tu saresti orgoglioso di me se io mi bruciassi per il Tibet. La mamma ovviamente gli risponde: sei pazzo, guarda, non, ci sono altri modi per servire il Tibet. Però lui, in quei due giorni che è sopravvissuto in ospedale, poverino distrutto da questi ustioni, ha detto: mi sono sentito, quando mi sono dato fuoco, come se fosse l'ultima cosa che mi era rimasta da fare per il mio Tibet. Tibet is a free country, Tibet is a free country, Tibet is a free country. Ecco, io direi che la quasi totalità di queste persone che si sono bruciate per un Tibet libero e indipendente. Su questo non ci sono troppi dubbi, è pieno, abbiamo tutti i report di quelli che sono stati i testamenti o le ultime parole dette. Ritorno del Dalai Lama e Tibet libero. E quindi, insomma, anche per il governo tibetano in esilio, queste immolazioni sono un motivo anche un po', insomma, imbarazzo. Per lo meno di imbarazzo. Sì. Guarda, stiamo andando verso la chiusura. Io volevo chiederti di darci qualche delucidazione su praticamente materialmente come il pugno duro della Cina si manifesta in Tibet, cioè l'oppressione. Allora, si manifesta come? Per esempio, linguisticamente, cancellazione, diciamo, non lo so, nelle scuole, adesso faccio un'ipotesi, della lingua, della cultura, della storia, libertà di spostamenti negata, presenza militare opprimente. Ecco, dici proprio materialmente come percepiscono questi ragazzi, purtroppo, che poi passano a queste soluzioni, come percepiscono questa oppressione? È una cosa estremamente chiara a capire. Allora, i cinesi che cosa fanno? I cinesi, che si definiscono ancora un paese comunista, non capisco bene su quali basi, dopo aver per anni dichiarato che la religione è veleno, che le reincarnazioni sono pratiche di superstizione e così via, adesso il Partito Comunista Cinese gestisce gli affari religiosi, mette dei commissari nei monasteri e i monaci sono obbligati, diciamo, a, come anche durante il periodo della rivoluzione culturale, a fare autocritica, a promettere fedeltà al partito. Cioè c'è tutta una politicizzazione della religione che è assolutamente pesante, che è uno degli elementi, appunto, che ha fatto un po' esasperare questi monaci. Un'altra cosa gravissima che sta facendo la Cina, è da anni, da decenni, è l'invio di coloni in un territorio che ormai questi coloni hanno superato di gran lunga i tibetani. Ricordo sempre, quando io parlo di queste cose, che nel 1996 o 97 a Chengdu, nel corso di una riunione strategica per programmare, diciamo, future azioni nel Tibet, uno dei funzionari, quasi sghignazzando, disse: affogheremo i tibetani in un mare di Han. Mi sembra una frase così chiara che proprio ci fa capire perfettamente la strategia che è stata poi ingigantita da questa costruzione di questa ferrovia che, guarda caso, passa a tutti i posti, diciamo, minerari strategici dal punto di vista proprio dell'estrazione e così via. Ecco, infatti parliamo anche delle risorse, perché questo è un luogo dove ci sono, per esempio, grandi risorse idriche, che mi è giunta voce che anche quelle sono state in qualche modo intaccate. Sì, allora, si evidenzia, basta guardare la mappa del Tibet, come tutti i grandi fiumi dell'Asia nascono in Tibet. E questo cosa vuol dire? Vuol dire che l'approvvigionamento di acqua pulita, di acqua, diciamo, buona, chiamiamola così, è nelle mani del territorio tibetano. I cinesi, per il loro sviluppo economico, hanno bisogno di una quantità mostruosa di acqua. Sapete che costruiscono dighe gigantesche, quindi anche fa bisogno energetico, idroelettrico e così via, e quindi
sicuramente una delle ragioni per cui non mollano assolutamente sul Tibet è proprio anche il controllo di queste risorse. Poi ci sono tutti i discorsi dei minerali. Il Tibet non è mai stato sfruttato da questo punto di vista. I cinesi stanno facendo uno sfruttamento intensivo, impressionante. Voglio anche ricordare che quando tutta l'Europa si commuoveva per l'Amazzonia dietro Sting e così via, i cinesi hanno deforestato gran parte del Tibet orientale, causando negli anni 60 e 70 le grandi alluvioni del Bangladesh, proprio perché il Brahmaputra, che ricordo nasce appunto in Tibet, non avendo più il drenaggio delle piante, delle foreste a monte, praticamente nel periodo delle piogge, quella è una delle zone più piovose del mondo, l'Assam, queste zone qua, praticamente ha esondato in maniera drammatica e ha inondato un paese. Poi l'altra cosa gravissima che fanno i cinesi è la urbanizzazione forzata dei nomadi. Questo è un fenomeno che è stato denunciato da Human Rights Watch con molta chiarezza. Migliaia e migliaia e migliaia di nomadi sono stati costretti a vendere le loro bestie a prezzi tra l'altro da strozzinaggio e sono stati urbanizzati in delle città orrende, diciamo di cemento, assolutamente alienanti, e questo è uno dei grandi drammi del popolo tibetano. Che tra le tante cose, insomma, ecco, poi dopo chi è stato a Lhasa, io sono stato un po' di anni fa, per l'ultima credo volta della mia vita, ma si respira un clima assolutamente, cioè telecamere dappertutto, polizia dappertutto, vestita e anche diciamo in borghese, quindi c'è una presenza opprimente, sprezzante anche, che fa sentire questi poveri tibetani veramente. Poi è chiaro che ci sono tibetani che lavorano, che si sono in qualche modo con situazioni di compromesso adattati, anche perché devono, poverini, devono. Qua in Romagna dicono gli Adamagni anche lui, cioè devono mangiare anche loro, quindi umanamente si può anche capire che ci siano delle situazioni, però io credo che il 99% dei tibetani sia veramente in grande sofferenza per questa presenza cinese. Claudio, io ti ringrazio di questa tua testimonianza. Vorrei lasciare a te le parole di chiusura, ricordandoci, se ce ne sono, gli appuntamenti eventualmente anche internazionali su questa vicenda del Dalai Lama, ma anche di manifestazioni o qualche altra cosa che può essere importante anche a livello nazionale, perché ci sono comunità tibetane un po' in tutta Europa. In Italia non credo che siano tra le più numerose, quella che in Italia, però insomma, perlomeno quella che sta a Roma, cerchiamo di seguirla quando fa delle... Siete molto presenti, io vi ringrazio veramente con tutto il cuore di questo, spazio anche che mi avete dato. Allora, noi siamo appunto reduci da questo 10 marzo, che è un po' l'Independence Day del Tibet, quindi tutto il mondo, i tibetani commemorano questa data, e i prossimi appuntamenti, noi avremo il Dalai Lama in Italia in ottobre a Milano, e questo sarà importante perché al Dalai Lama è stata finalmente concessa la cittadinanza onoraria di Milano con grandi polemiche pre-expo e così via. Siamo stati ricevuti proprio a Palazzo Marino l'altro giorno durante la manifestazione, quindi adesso la giunta è in chiusura, però insomma regalerà questa patatina a quelli che arrivano, e perché ci saranno ovviamente le proteste immancabili del console cinese. E comunque questo appuntamento del Dalai Lama a Milano anche politicamente sarà molto interessante. E, per altre cose non ci sono, volevo, se posso permettermi, di segnalare che proprio in edicola, il Renudo, rivista storica diciamo alternativa italiana, c'è un bel numero monografico su Tibet e Cina, con vari articoli che penso possano essere un po' un approfondimento per chi desidera addentrarsi in più in questo mondo molto popolare ma poco conosciuto. Senz'altro, Claudio, un'ultima cosa, qualche riferimento per l'associazione Italia Tibet, dove possiamo informarci? Noi abbiamo un sito web che è stato attaccato pesantemente, ma adesso l'abbiamo ripristinato, che è www.italiatibet.org, e poi su Facebook abbiamo un gruppo molto, diciamo così,
attivo. Attivo, sì, mi viene fermento, c'è molto fermento, ecco, di dibattito, che è Torce Umane in Tibet, si chiama Torce Umane in Tibet su Facebook, e l'abbiamo chiamato così perché l'abbiamo messo su in pieno periodo di immolazione, purtroppo continua a essere attuale. Attuale, è vero, hai ragione. Va bene, noi proveremo con Libre TV a stare appresso, diciamo, anche ai giovani amici tibetani che sono nella comunità romana, dove ogni tanto appunto realizzano appunto dei flash mob, qualcosa, un po' abbiamo fatto anche sul Tevere, sì. con la esposizione della bandiera, rievocazione e così via. Libre TV, dove c'è necessità di libertà, cerca di essere presente. A questo punto io ringrazio Claudio Cardelli, presidente dell'Associazione Italia Tibet, ringrazio Donato Volpicella per la regia, ringrazio voi tutti che seguirete questa trasmissione. Grazie ancora, arrivederci. Accidente.